Codma di Rosciano sabato sera si sono ritrovate più di 3.000 persone assieme ai vertici della BCC Fano per l'annuale Festa del Socio. Una festa che dalla sua organizzazione annuale partita dagli anni 90 ad oggi assume sempre di più i connotati tipici dell'essenza della BCC, incarnandone appieno i valori fondanti, mutualità, rapporto col territorio, contatto personale con soci e clienti. Dopo la scelta di scindere il momento del bonus bebè dalla festa, realizzando per i neogenitori una intera giornata ed iniziative create ad hoc per loro, la Festa del Socio è diventato il vero punto di contatto con chi ha dato fiducia all'istituto di credito, diventandone parte stessa. Una famiglia, quella dei soci, che ha sfondato il muro degli 8.000. Io di ognuno, quando andavo lì, ho sempre provato a dire: ma tu che cos'è che vorresti sottolineare di questa esperienza che hai fatto? Chiaramente chi soprattutto faceva l'imprenditore, e ho visto che tutti quanti, non è che io suggerivo niente, ma la prima cosa che hanno detto è che comunque siamo stati ascoltati, avevo bisogno di mettersi al fianco, di dire: vediamo un po' questa operazione, ma tu la vuoi fare in questo modo, vediamo, insomma, è fare la consulenza, diciamo, sul credito e poi sulla finanza se uno ne dispone, perché poi i due settori sono quelli lì. 28 soci, poi entrati nella compagine sociale nell'anno 1977, sono saliti sul palco per ricevere una medaglia che va al di là del valore oggettivo, ma rappresenta il rapporto di fiducia. Molti di questi soci infatti hanno potuto partire con le loro storie imprenditoriali di successo grazie alla BCC di allora, che credette nel progetto e consigliò il modo giusto per realizzarlo, un po' come avviene anche oggigiorno, e che solo una banca che puoi guardare ancora negli occhi può fare. Questo momento di comunicazione ai soci relativamente all'andamento della banca, numeri sicuramente molto positivi, numeri direi in crescita, vogliamo diventare anche sempre più banca di comunità, una banca che mette in relazione i vari soggetti economici, finanzia le nuove idee, attrae nuovi bisogni ed è protagonista su questo territorio. Noi cerchiamo di investire nel lungo termine, soprattutto anche nei giovani. Come slogan, no, le BCC hanno a cuore il proprio territorio, spero che anche il nostro territorio abbia a cuore la BCC, in modo che ci permetta di differenziarci anche rispetto alle altre banche. Un fine settimana intero è stato dedicato ai soci di tutte le età. Il venerdì al Falcinetto Park i ragazzi del Lab Giovani Idee hanno organizzato l'aperitalk con musica e street food, coinvolgendo giovani soci e figli dei soci in età compresa tra i 18 e i 40 anni. Sabato sera, poi, oltre al buon cibo e alla musica dal vivo, premiate anche le 4 coppie classificate nell'ormai irrinunciabile torneo di bocce arrivato alla 15ª edizione e che ha visto la partecipazione di 112 coppie con giocatori che vanno dai 12 agli 80 anni.